L'ambasciatore americano in Italia, signor Zellerbach, visitando il Piemonte, si è interessato alla produzione di una famosa casa di vini e liquori italiana, grande esportatrice. Imponente la sfilata di botti che gremiscono depositi e cantine, e incalcolabile il numero quotidiano delle bottiglie che raggiungono i mercati di consumo in tutto il mondo. Zellerbach ha l'età buona per ricordare il suo paese proibizionista, i divieti di consumare e acquistare liquori, il contrabbando e la revoca della legge. Un buon bicchiere non ha mai fatto male a nessuno, semmai è vero il contrario. Anche l'ambasciatore americano si è dichiarato di questo parere.